Ricky, erano le prime partite di questa stagione, un po' di rammarico sul 2-1, ma credo che sia stato comunque un buon test. Sì, sì, certo, rammarico ovvio, perché abbiamo perso la possibilità di dimostrare di magari essere più bravi di loro. Oggi sono stati più bravi di noi. Peccato, al di là del quarto set, più che altro il rammarico è che il tie break siamo partiti un po' scarichi, perché sai, il quarto set loro sono stati bravi, noi forse all'inizio abbiamo avuto un po' di foga di chiudere alcuni punti che ci ha penalizzato, però il peccato è stato partire male al tie break, dove comunque loro sono stati più bravi. Ian, tanti set altalenanti, segno evidente che questa è solo una parte iniziale del campionato, cosa resta di questa Final Four? Sì, ovviamente un po' di amarezza dopo questa partita, perché eravamo lì. Lo penso con tutto il cuore che siamo stati molto bravi in quelli set che li abbiamo vinti, siamo stati molto bravi anche in quelli che li abbiamo persi, però ci è mancato un po' di lucidità in momenti dove dovevamo chiudere le palle che avevamo noi. Bravi anche loro per stare lì, però da lì dobbiamo imparare, dobbiamo crescere. È un buon inizio con un... non possiamo dire coppa persa, però io mi auguro che questo ci dà la spinta per andare più forti avanti in campionato e Coppa Italia. Gabriele, cosa resta di questa Final Four? Resta un bellissimo momento, resta il fatto che siamo stati sopra una squadra fortissima, come già sapevamo. Resta il fatto che potevamo vincere la partita, ma ci sono stati momenti di alti e bassi che non hanno funzionato. Fabio, un po' di rammarico sul 2-1, Trento ci aveva creduto, poi è un po' calata la tensione. Ma secondo me l'impressione che ho avuto è che nel quarto set all'inizio avessimo un po' fretta di chiudere le azioni, in una situazione in cui eravamo in vantaggio, stavamo giocando bene, molto bene, e questo credo che sia un merito da dare ai ragazzi. Oggi per larga parte della partita ci siamo stati e siamo stati dove volevamo essere, come volevamo essere, perciò quello è un punto di partenza secondo me per noi. Abbiamo giocato contro una grande squadra che sappiamo che fino a che non hai messo giù l'ultima palla non ti perdona niente, non ti concede niente, quindi credo che questo debba essere un punto di partenza, consapevole del fatto che siamo riusciti a metterli in grande difficoltà per buona parte della partita, però non per un tempo sufficiente per portare a casa un titolo che volevamo vincerla questa partita e vincerla giocando il meglio possibile. Oggi il meglio possibile è stato questo, perché credo che i ragazzi abbiano dato veramente tutto, c'è da lavorare per provare a portare la nostra pallavolo di un certo livello ad un livello un po' più, come dire, un po' più avanti, un po' più in lungo per portarle a casa queste partite.